Nel civic design, in realtà, stiamo parlando di di un approccio che ingloba fin dall'inizio di un processo il proprio territorio, quindi non si tratta quindi di programmare un processo partecipativo, ma si tratta di cominciare un percorso diciamo, inglobando direttamente il territorio, quindi un percorso che nasce dal territorio, quindi anche se noi magari non facciamo parte di questo territorio, partiamo dal territorio, partiamo dagli agenti del territorio e sviluppiamo delle cose che possono essere delle strategie, possono essere dei progetti urbani, possono essere delle applicazioni per smartphone, possono essere dei progetti di comunicazione, possono essere delle intervenzioni più fisiche, quindi trasformazione dello spazio pubblico. Delle intervenzioni più, con un carattere più sociale e possono essere incluso delle riflessioni magari su delle proposte anche politiche.